Allora, l'anno passato io vi ho raccontato nei dettagli, anche minuti, la storia della famiglia Medici, la dinastia prestigiosa che ha governato la Toscana per quasi 3 secoli, che però a un certo punto si è estinta. Al posto dei Medici sono subentrati, per le vicende che ora vedremo, gli Asburgo-Lorena, che per dire la verità non solo hanno governato bene, ma hanno rivitalizzato la Toscana che, dopo i fasti del Rinascimento, si era un po' provincializzata, era diventata una sorta di piccolo stato ai margini della politica internazionale e non aveva più inciso più di tanto anche nel progresso stesso della popolazione toscana. Quindi gli Asburgo invece, gli Asburgo-Lorena, che vengono da una casata prestigiosa, che hanno tradizioni imperiali, ora lo vedremo, invece rivitalizzarono molto la Toscana, gli dettero nuovo prestigio, nuovo fulgore, e furono tutto sommato dei granduchi estremamente illuminati. Ce ne saranno tre che le vedremo nel corso di questa e delle altre due lezioni. Stasera parleremo di Pietro Leopoldo, il primo dei granduchi di Toscana, che per la verità è il secondo, ma ora lo vediamo. Al posto dei Medici subentrano gli Asburgo-Lorena. Da dove vengono? Ovviamente dalla Lorena. Allora, la Lorena ancora oggi è una regione della Francia che si trova al confine con la Germania, è stata anche negli ultimi secoli a lungo contesa fra la Francia e la Germania. Comunque questa è in regola, è una storia che non ci riguarda. Ecco, vediamo la posizione attuale della Lorena. Come nasce la Lorena? E qui io ho un po' una fissazione, molti mi rimproverano, dice, ma te parli sempre di Carlo Magno e della Rivoluzione Francese. Tutte le lezioni che fai ce le fitti dentro, perché sì, sono i due momenti chiave della storia europea. Con Carlo Magno inizia una certa Europa, quella dominata dall'aristocrazia, dai nobili, eccetera, che finisce con la Rivoluzione francese. Quindi Carlo Magno cosa fa? Finisce l'impero romano d'Occidente, le popolazioni di stirpe germanica invadono l'ex impero, però sono popolazioni che sono nomadi, non hanno cultura. Non hanno religione, non sono in grado di governare i territori dell'ex impero romano. Per cui cosa fanno? Si fondono con l'elemento preesistente. Si convertono al cristianesimo, acquisiscono le gerarchie della Chiesa che erano molto consolidate, imparano la lingua latina e si formano i regni romano-barbarici. In Italia avremo prima quello dei Goti, poi quello dei Longobardi. Ecco, il più importante, quello che si struttura meglio sul territorio, è quello dei Franchi. E Carlo Magno, che ne è il re, riesce addirittura a riconquistare tutto quello che una volta era l'impero romano dell'Occidente, anzi, forse anche qualcosa di più. Però questo impero è molto vasto e il suo successore, il figlio Ludovico il Pio, pensa bene di dividerlo in tre e di assegnarlo ai tre figli, a Ludovico il Germanico dalla parte orientale, che coincide con l'attuale Germania, a Carlo il Calvo dalla parte occidentale, che corrisponderà, che poi darà origine all'attuale Francia, mentre la parte centrale, una striscia che va dall'attuale Olanda fino all'Italia, è chiamata la Lotaringia e viene assegnata al figlio, al terzo figlio, Lotario. La Lotaringia nel tempo si stringe, si stringe, si stringe fino a rimanere quella che poi si chiama la Lorena, che è il nome francese della Lotaringa. Lotaringen si chiamava in tedesco, Lorraine si chiama in francese. Quindi la Lorena diventa Lotario, ne è il fondatore, questo è più o meno l'estensione originaria e c'è una stirpe di duchi di Lorena, quindi la Lorena è un principato che è in territorio francese ma non appartiene alla Francia, è indipendente. C'ha la sua discendenza, l'ultimo duca di Lorena è Francesco Stefano, che però è promesso sposo a Maria Teresa d'Asburgo, che è la figlia dell'imperatore austriaco, nonché imperatore del Sacro Romano Impero.
Ora, come avveniva nel Settecento? L'abbiamo visto. Il Settecento è un secolo molto bellicoso, ci sono tante guerre, ma le guerre di quel secolo servivano a risolvere le questioni personali delle case regnanti e in particolare delle due principali che erano in Europa, cioè i Borbone, che governavano in Francia, c'erano cioè i Borbone di Spagna, e gli Asburgo, che invece governavano in Austria e nella parte dell'ex del Sacro Romano Impero. E quando si facevano la guerra, se la facevano per problemi loro, per dei problemi di carattere familiare, non esisteva il problema nazionale. Un elemento tipico, un'occasione tipica di farci la guerra succedeva quando da qualche parte un sovrano moriva e non lasciava un erede certo. Allora, siccome erano tutti imparentati fra di loro, sia quelli dei Borbone che quelli degli Asburgo vantavano sicuramente un diritto di successione. Non ci si metteva d'accordo e si faceva la guerra. Poi la guerra si concludeva in un certo modo, ma era la diplomazia che stabiliva l'ordine delle cose. La guerra che ci interessa è la guerra di successione polacca. Muore Augusto II di Sassonia. La Francia vuol mettere sul trono di Polonia Stanisław Leszinski, che è il suocero del re di Francia, cioè il re di Francia fa una guerra per sistemare il suo suocero, perché questa è la realtà. Mentre invece la casa Asburgo vuol mettere sul trono di Polonia Augusto III di Sassonia. Si fanno la guerra, da una parte c'è la Francia, la Spagna, la Svezia e la Savoia. La Savoia è sempre presente nelle guerre del Settecento. Perché? Perché a differenza della Toscana, ha mire imperialistiche, ha lasciato le montagne originarie della Savoia, da cui prende il nome, per rispostarsi in Italia e ha mire verso la ricca pianura padana. E quindi per espandersi si allea sempre con chi gli torna più comodo. Si verifica anche il caso della Savoia, di aver cambiato schieramento nel corso della stessa guerra. Secondo come andava la guerra, cambiava schieramento. Dall'altra parte invece c'è l'Austria, la Russia e la Prussia. Fanno la guerra, la vincerebbe la Francia, che però fa una furbata. Il re di Francia dice: io, il mio protetto, Stanislao Leszinski, anziché mettere sul trono di Polonia, dove avrei diritto perché ho vinto la guerra, lo metto sul ducato di Lorena. Così, quando lui muore, mi piglio la Lorena e finalmente si risolve il problema della Francia di prendersi la Lorena. L'Austria è d'accordo, però Francesco Stefano dice: ma la Lorena è mia, ma te che ti frega, tanto te diventerai imperatore del Sacro Romano Impero, che te ne fai della Lorena? Capito, ma per i miei discendenti, per la mia famiglia, non c'è problemi. È disponibile la Toscana perché Gian Gastone de' Medici non ha figli e quindi è destinato a spegnersi, a estinguersi la casata dei Medici. E lui gli sta bene perché la Toscana è sempre la Toscana, cambiare la Toscana per la Lorena è un bel fatto e quindi accetta e Francesco Stefano di Lorena diventerà, si candida a diventare Granduca di Toscana. Quindi la Lorena passa a Leszinski, che poi passerà alla Francia, la Toscana passa a Lorena, come abbiamo detto, all'Austria passano le Fiandre, ma soprattutto la Lombardia e i ducati di Parma e Piacenza. Carlo di Borbone, a cui era stata promessa la Toscana, e dice: ma la Toscana me l'aveva promessa a me, va bene, ma è libero il regno di Napoli perché l'Austria è il regno di Napoli. Ma all'Austria non gli interessa il regno di Napoli perché non ha ambizioni mediterranee e quindi accetta di cambiare la Toscana che era stata promessa a Carlo di Borbone con il regno di Napoli. Carlo di Borbone è contento perché va un regno, eh? La Sicilia è lo stato dei presidi. Passano alla Spagna, ai Borbone di Spagna. Perché è importante la guerra di secessione polacca? La Savoia si allarga a spese della Lombardia e acquisisce la regione delle Langhe.
Perché è importante la guerra di successione polacca? Al di là del, e perché ci ho insistito, al di là del fatto della Toscana, la guerra di successione polacca è quella che dà all'Italia quell'assetto che lo porterà fino all'unità d'Italia. Quindi un assetto che l'Italia avrà fino all'unità d'Italia. Restano indipendenti Roma, dove c'è il Papa, Genova, dove c'è il rimasuglio della Repubblica Genovese, Venezia, che è sempre la Venezia che conosciamo, e il piccolo Principato di Lucca. Tutto il resto è controllato per metà dagli austriaci, cioè dagli Asburgo, e per metà dai Borbone, che sono le due famiglie che si... E qui entra in gioco Anna Maria Luisa, un bellissimo personaggio. Io vi ho sempre detto, normalmente la storia dice... I medici finiscono male con un personaggio negativo, che è Gian Gastone dei Medici, depresso, depravato, omosessuale, con tutti i difetti del mondo, a parte che lui ha i suoi meriti, eh? Un merito di Gian Gastone, per esempio, è quello di aver consentito, aver ordinato che si allestisse una tomba di prestigio parsumo per Galileo Galilei. Perché quando è morto Galileo Galilei è stato protetto dai medici, lo hanno protetto, gli hanno consentito una vecchiaia serena, lo hanno salvato dal rogo. Quando Galileo è morto, Ferdinando II, che era l'allora granduca, impone ai frati di Santa Croce di ospitarlo in Santa Croce, dove era già Machiavelli, dove era già Michelangelo. I frati di Santa Croce, dove era sede del Gran Ufficio, lo pigliano, accettano l'imposizione del Granduca, ma lo seppelliscono in uno stanzino. Gian Gastone impone che venga riesumato dallo stanzino, gli fa costruire una tomba monumentale e lo mette in Santa Croce nella navata, dove ora tuttora. Quindi anche lui aveva i suoi. Però si sapeva già negli ultimi anni che era malato, che era assente, che era privo di eredi perché non aveva figli, ecco perché si era posto il problema della successione. Gian Gastone muore e Anna Maria Luisa, che era la sorella di Gian Gastone, la figlia di Cosimo III, che non poteva succedere al trono di Granducale perché era donna. Però è lei che è un personaggio di estremo prestigio. Perché? Perché aveva sposato Giovanni Guglielmo di Palatinato, che era uno dei principi elettori. Apro parentesi, abbiamo detto tante volte, il Sacro Romano Impero era una federazione di stati tedeschi, numerosissimi, alcuni più grossi, altri più piccoli, e era governata da un imperatore la cui carica era elettiva, come quella del Papa, quindi c'era una commissione elettorale, un collegio elettorale, non una commissione, un collegio elettorale formato dai principali principi tedeschi, di cui il Palatinato faceva parte. Quindi erano i principi più importanti, i cosiddetti elettori. Giovanni Guglielmo di Palatinato è uno dei principi elettori, quindi Anna Maria Luisa diventa l'elettrice palatina e così la chiamano oggi fiorentini. Si stabilisce nel castello di Weisberg, dove c'è la corte del Palatinato. Anna Maria Luisa è un personaggio straordinario, di grande intelligenza, di grande cultura, parlava quattro lingue correttamente, è un collettore di artisti, mette, diciamo, a frutto il prestigio del suo cognome prestigioso. E agisce molto bene. Purtroppo non ha figli. Perché? Perché il primo parto gli va male e diventa sterile. Poi rimane vedova perché il principe di Palatinato muore e torna a Firenze. Perché? Per assistere il fratello che è in condizioni negative, non sta governando. Quindi quando muore, Anna Maria Luisa è quella che ha il compito di, diciamo, di controllare, di confabulare con la diplomazia internazionale per il subingresso dei Lorena ai Medici. È lei che fa le trattative. E c'è un problema di non poco conto. C'è un problema di non poco conto. I Medici a Firenze
hanno una delle collezioni di opere d'arte e di oggetti artistici di grandissimo valore, tra le più importanti al mondo. E questa roba di chi è? È dei Medici o è dello Stato o è del Granducato? È una questione molto importante da dirimere. Quindi Maria Luisa compie le trattative con Lorena e arriva alla stesura del diritto di famiglia. L'editto dove lei dice: i Lorena non potranno levare e trasportare fuori dalla capitale dello Stato del Granducato gallerie, quadri, biblioteche, statue, gioie ed altre cose preziose della successione del Serenissimo Granduca, affinché esse rimanessero per ornamento dello Stato, per utilità del pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri. Cioè, cari Lorena, io vi lascio tutto il nostro patrimonio, che sarebbe nostro, però io lo lascio a voi, ma non a voi come famiglia, a voi come Granducato. Cioè, voi prendete tutto, ma non toccate nulla. Il grosso è rimasto a Firenze, qualcosa ci sono portati via, però il grosso è rimasto a Firenze. Ma la cosa lungimirante di questa straordinaria donna è i motivi per cui lei chiede che questo patrimonio rimanga a Firenze, per ornamento dello Stato, per utilità del pubblico e, udite, udite, quale lungimiranza aveva, è per attirare la curiosità dei forestieri. Il turismo, come lo intendiamo oggi, a quell'epoca non esisteva. Esisteva il Grand Tour, che era limitato a pochissimi personaggi. Quindi lei già intravede la possibilità di uno sfruttamento economico in chiave turistica, dice, per la curiosità dei forestieri. Quindi Lorena subentrano e Francesco Stefano è il primo Granduca di Toscana, che assume il titolo di Francesco II. E questo è significativo perché segue la nomenclatura successoria dei Medici. Medici era stato un Francesco I, quindi lui diventa Francesco II. E la continueranno anche dopo, continueranno la nomenclatura successoria dei Medici. Nel 1737, all'anno della morte di Gian Gastone, viene nominato Granduca di Toscana come Francesco II. Nel 1745 però è eletto imperatore del Sacro Romano Impero, quindi non può venire a Firenze a fare il Granduca, anche se ne ha il titolo. Perché? Perché deve occuparsi del Sacro Romano Impero di cui è imperatore e quindi ci manda un suo delegato, il principe di Craon, il quale istituisce un consiglio di reggenza che viene affidato a Emmanuel Denet, conte di Richecourt, che è un francese, cioè è addirittura un lorenese. Quindi si crea un comitato di reggenza formato da personaggi che vengono da Vienna. Questo a un momento ai fiorentini non piace, però poi si rendono conto che queste sono persone che sono abituati a una visione imperiale, che hanno la mentalità della grande potenza imperiale, oltretutto di una potenza imperiale che ha per la sua tradizione il buon governo amministrativo, cioè è tradizionale la buona amministrazione del governo imperiale austriaco. Quindi vengono con idee innovative e vengono con l'idea di fare grandi riforme. Perché? Perché ce n'è bisogno. Nel 763 il Granducato da pertinenza imperiale viene qualificato come secondogenitura imperiale, cioè è un passo avanti, non è uno stato vassallo, è una succursale, una dépendance dell'impero austriaco. Nel 1765, con decreto imperiale, viene insignito del titolo di Granduca di Toscana Pietro Leopoldo. Quindi, figlio secondogenito di Maria Teresa d'Austria e di Francesco Stefano di Lorena, che ovviamente nel frattempo sono sposati, una imperatrice d'Austria e l'altra imperatore del Sacro Romano Impero,
con decreto imperiale assegnano il titolo a Pietro Leopoldo di Granduca di Toscana, perché il primogenito, che è Giuseppe, è addestinato alla corona imperiale, cosa che poi avrà. Quindi Leopoldo arriva in Toscana con l'idea, è giovane, ha 18 anni, è già sposato, l'età non era come di oggi, a 18 anni uno a quell'epoca era un uomo fatto. Ha avuto un'educazione straordinariamente efficiente, è stato educato insieme al futuro imperatore d'Austria, ha avuto istitutori italiani, quindi parla perfettamente l'italiano e è sotto tutti i punti di vista preparatissimo a svolgere il compito per la terra. Il padre gli ha trovato anche moglie, quindi arriva con la famiglia completa, arriva, si insedia a Firenze e la prima cosa che fa cambia i governanti e cerca collaboratori toscani. Il principe di Craon, quindi, è quello che fa le veci di Francesco Stefano, mentre il principe di Richecoeur è il presidente del comitato di reggenza, che è il governo. Le riforme che fanno, la tassazione del clero, cioè sono riforme coraggiose che andavano fatte, la tassazione del clero, la legge sulla stampa, il censimento della popolazione, che da secoli non veniva fatto, sapere quanti siamo. La prima regolamentazione dei fideicommessi, del maggiorascato e della manomotta. Spieghiamo cos'è. Sono i privilegi secolari della nobiltà e della Chiesa, che di fatto bloccavano il mercato immobiliare. Perché? Perché la Chiesa e l'aristocrazia avevano la stragrande maggioranza della detenzione della ricchezza, che era per lo più ricchezza fondiaria. Quindi la maggior parte dei terreni appartenevano ai nobili e agli istituti religiosi. L'intero patrimonio andava al primogenito per evitare che si spezzettasse, ma il primogenito aveva solo la facoltà di amministrarlo, non lo poteva vendere, perché il patrimonio doveva rimanere intatto, anche perché il potere derivava dalla proprietà fondiaria. La proprietà fondiaria dava potere, quindi il maggiorascato non consentiva di fatto la disponibilità della terra, molta della quale rimaneva incolta perché non c'era la capacità di coltivarla tutta, ma non poteva essere venduta. Il fideicommesso era il divieto di vendere il patrimonio immobiliare, cioè, come dicevo, il primogenito acquisiva il patrimonio, ma lo poteva solo amministrare, non lo poteva vendere. Una cosa analoga era la manomorta, che riguardava invece i patrimoni immensi della Chiesa, che potevano essere ceduti, per esempio in affitto, in enfiteusi, ma non potevano essere venduti, quindi questo di fatto bloccava il mercato immobiliare, bloccava l'accesso alla proprietà immobiliare e quindi bloccava ogni stimolo e ogni ricerca di miglioramenti. Perché? Perché il patrimonio rimaneva intoccato, rimaneva non utilizzato. Questo è una riforma molto coraggiosa che il comitato di reggenza comincia a affrontare. L'abolizione dei feudi c'era ancora in Toscana. Il feudo è un potentato locale che ha il potere di amministrare la giustizia e di imporre le tasse in un ristretto territorio. Quindi i feudi vengono aboliti. La legge sulla nobiltà e la cittadinanza, cioè si cerca di mitigare lo strapotere che ha la nobiltà, che è il problema che era contemporaneamente seguito in Francia e che porterà poi alla Rivoluzione francese. Quindi la stessa evoluzione si avrà anche in Toscana, ma senza spargere una goccia di sangue. Nel 1739, dopo 2 anni che è Granduca, Leopoldo II, Francesco Stefano e Maria Teresa vengono in Toscana. Vengono a fare i turisti a vedere la Toscana. I fiorentini gli erigono un arco
arco trionfale, nella quella che si chiamava Porta San Gallo, cioè all'arrivo da Firenze dalla via Bolognese, che oggi si chiama Piazza della Libertà, e questo c'è ancora. Quindi i due vengono, si insediano a Palazzo Pitti, ci stanno 2 mesi, visitano Livorno, visitano Pisa, visitano Siena. A Livorno, in onore della visita di Francesco Stefano e Maria Teresa, viene eretta questa statua di San Giovanni Nepomuceno, che è stata a Praga, l'ha visto tutte le salse, perché è il protettore della Boemia, e siccome era il protettore della Boemia, i livornesi pensarono bene di rendere omaggio agli imperatori del Sacro Romano Impero, che imperavano anche della Boemia, erigendo questa statua di San Giovanni Nepomuceno, che è ancora visibile in centro a Livorno. Pietro Leopoldo quindi diventa Granduca e assume la bandiera del Granducato, che qui vediamo bianca e rossa, e qui si dirà: hanno preso la bandiera dell'Austria, perché la bandiera dell'Austria oggi è bianca e rossa. No, è l'Austria che ha preso la bandiera del Granducato di Toscana, perché la bandiera austriaca era gialla e nera. Poi vediamo lo stemma che loro si sono dati, la corona imperiale, le 3 aquile del Ducato di Lorena, le 6 palle del Ducato Medicio. Cioè mettono nello stemma anche il riferimento alla dinastia dei Medici. E nel sottofondo c'è la croce dei Cavalieri di Santo Stefano, che è un'altra istituzione medicea, quindi al riconoscimento di quella che è la storia del Granducato, che ovviamente loro non rinnegano. Pietro Leopoldo, abbiamo detto, gli viene data per moglie Maria Luisa di Borbone, che è la figlia del re di Spagna, e quindi si realizza un connubio molto forte tra gli Asburgo di Austria e i Borbone, soprattutto di Napoli, come vedremo successivamente. Cioè, il Borbone, il regno di Napoli, servirà da serbatoio per le mogli dei granduchi di Toscana. Oh, chi è questo Sallustio Bandini? Noi abbiamo visto, e per me è stato sempre un motivo di grande curiosità, molto spesso in questi ultimi anni, l'immagine della sede del Monte dei Paschi di Siena, dove davanti c'è questo signore. E tutti si hanno chiesto: ma chi è questo signore? Si capisce che è un prete, perché ha l'abito talare. È Sallustio Bandini, un economista che aveva idee molto nuove, molto innovative, che credeva nel valore dell'agricoltura, e che soprattutto aveva come modo di pensare il senso del valore del mercato. Cioè, parlare di mercato in quel periodo era veramente fuori del mondo. Perché? Perché il mercato non esisteva. Esisteva una serie di lacci e laccioli che, diciamo, che impedivano la libera circolazione dei beni. Poi Pietro Leopoldo favorisce la nascita dell'Accademia dei Georgofili. Cos'è l'Accademia dei Georgofili? Purtroppo ne abbiamo sentito parlare per la cronaca nera, di recente è stata vittima la sede dell'Accademia dei Georgofili di un attentato mafioso. L'Accademia dei Georgofili è un istituto superiore a livello universitario nel settore dell'agricoltura. E credo che sia il primo esempio al mondo di istituto scientifico, tecnico-scientifico, orientato alla promozione della scienza agricola, cioè l'agricoltura che tradizionalmente è affidata all'esperienza dei contadini diventa una vera e propria scienza con dignità universitaria. Dicevo, lui la prima cosa che fa, si circonda di personaggi toscani al posto di quelli austriaci, che peraltro hanno fatto un buon lavoro, perché tutte le riforme che lui ora farà gliel'hanno avviate, perché sono riforme molto complesse.
tra questi Pompeo Neri, Francesco Maria Gianni, saranno i suoi ministri, Angelo Tavanti, saranno i suoi ministri. Io ho messo questa bischeratella, e tutti abbiamo visto, ma si rivede sempre volentieri. Siamo due che... Cosa fa? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, sia mia e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga. Un fiorino. Sacco, doganiere. Vabbè, allora. Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... Ma siamo passati proprio adesso. Siamo qua, è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Che è ricaduto il sacco, no, allora l'ha attraversato. Un fiorino. Vabbè. Ma siamo quelli. Via, vai. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. Che uno entra e esce, cosa sbaglio sempre un... Siamo due o tre, sempre. Grazie, arrivederci. Oh, la Mamma mia, chi siete? Vaffanculo! Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino! Ehi! Chi siete? Cosa portate? Questa io ce l'ho messa per troppo bellina questa storia, questa cosa qui. Però è significativa di una situazione. Cioè, tutti i paesi, o quasi, della Toscana, avevano questo tipo di problema che limitava moltissimo il commercio agricolo, soprattutto quello del grano. Quindi le abolisce, abolisce i vincoli annonari, cioè i vincoli... Perché? Perché Sallustio Bandini, che lui ha letto e ha ascoltato, l'ha detto che è il mercato che deve fare il prezzo, non sono i vincoli annonari. Liquidazione delle corporazioni, altro problema, le corporazioni erano uno Stato, c'erano anche a Livorno le corporazioni, Livorno, poi lo vedremo meglio, era una città molto evoluta, proiettata già verso l'Ottocento, perché? Perché a Livorno non c'era l'aristocrazia, non c'erano i nobili, quindi la Livorno era una città borghese, però le corporazioni c'erano ed erano molto forti, quelle dei navicellai, quelle dei portuali, degli scaricatori. Quindi le corporazioni sono concepite per il mantenimento di privilegi, sono funzionali agli interessi degli appartenenti alla corporazione, non all'interesse della società. Pietro Leopoldo diventerà famoso nella storia per essere associato a quel numero ristretto di sovrani del Settecento che passano sotto il nome di despoti illuminati, cioè despoti perché sono sovrani assoluti, ma illuminati come lo sarà la madre Maria Teresa d'Austria, come lo sarà Federico il Grande di Prussia, come lo sarà Caterina la Grande, come lo sarà Cristina di Svezia. Sono pochi quei sovrani che hanno a cuore il benessere dello Stato, il funzionamento dello Stato. Quindi dicevo, la liquidazione delle corporazioni, le nuove tariffe doganali con soppressione di divieti, cioè le tariffe doganali sono i dazi che limitano la circolazione perché ne impediscono. Il dazio cos'è? È una tassa che viene imposta quando una merce passa la dogana. Il fiorino era una tassa, sono i dazi. Poi il dazio è una misura, l'altra misura è il divieto, cioè il dazio io ti può passare ma te mi paghi. Il divieto
non ti faccio passare. L'istituzione delle scuole femminili. Perché? Perché Pietro Leopoldo, intanto ho detto, questi despoti illuminati di cui Pietro Leopoldo, perché hanno questo tipo di atteggiamento? Perché sono venuti a contatto con gli illuministi. E gli illuministi sono quelli che pretendono l'affermarsi della ragione sulla tradizione, sul dogma. Ecco perché la Chiesa li ostacolava. E stabilisce Pietro Leopoldo che è necessario dare alle donne un'istruzione a cui non avevano diritto, perché le donne non avevano diritto. E Pietro Leopoldo dice: la donna ha un compito importante, gestire la famiglia e educare i figli, ma come può farlo bene se lei è ignorante, è la prima di essere ignorante? E quindi istituisce la formazione, la fondazione di istituzioni di scuole femminili, scuole che insegnano l'arte del cucito, l'arte della cucina, l'arte dell'educazione dei figli. Prima cosa imparare a leggere e scrivere, perché le donne non avevano accesso all'istruzione. L'abolizione dell'appalto generale, perché la riscossione delle tasse, questo è un problema che si verificherà moltissimo anche in Francia, nel periodo che l'abbiamo visto noi parlando della rivoluzione francese, cioè i governi trovavano comodo dare in appalto a privati la riscossione delle tasse, e questo era un modo molto dispendioso. Perché? Perché gli appaltatori trattenevano una parte cospicua di queste tasse che non andavano a beneficio del territorio. Lui le abolisce. La prima sua riforma importante è la riforma agraria. Perché? Perché lui stabilisce che l'agricoltura è il ramo principale dell'economia. Normalmente l'agricoltura era concepita come il sostentamento della popolazione, mentre invece lui ritiene che l'agricoltura sia un elemento di promozione economica. Cioè il mercato non deve servire soltanto ad alimentare i cittadini, ma deve alimentare il commercio, favorito dalla soppressione di quegli istituti che abbiamo visto, che impedivano la valorizzazione dell'agricoltura. Ma soprattutto il suo impegno è quello di dare dignità al lavoro agricolo, che non aveva. Il lavoro del contadino era il lavoro brutale per eccellenza, mentre invece lui tiene che il contadino, anche se è ignorante, anche se è analfabeta, è depositario di una tradizione, è depositario di conoscenze che si trasmettono da secoli, quindi deve essere assistito intanto da persone competenti, da persone esperte, ma soprattutto gli deve essere conferita dignità. Ecco perché lui si occupa delle condizioni dei contadini, e questo lo faranno anche i suoi successori. Da incarico a uno degli esperti dell'Accademia dei Georgofili, Marco Lastri, della redazione di un vero e proprio manuale di agricoltura, che è un'opera monumentale, è la prima che si ricorda nel mondo occidentale, dove si insegna le tecniche di coltivazione, con particolare riferimento a quelle tradizionali, quelle della vite, quelle dell'olivo, e quelle del grano, e quella nuova che viene ora, si sta affermando in Toscana, quella del tabacco. In questo manuale Marco Lastri insegna ai contadini le tecniche di coltivazione, al di là di quella che è l'esperienza. Per esempio, per il vino dice che bisogna selezionare i vitigni e renderli omogenei. Insegna che nel periodo estivo bisogna tagliare i pampini che impediscono al sole di maturare bene i chicchi dell'uva. Cioè tutte queste tecniche di coltivazione che fanno parte, che vengono da studi scientifici, da studi universitari, che devono sommarsi all'esperienza personale del contadino. Poi abbiamo visto, lui arriva all'abolizione dei privilegi nobiliari, il fideicommesso, il maggiorascato, la mano morta. Quindi i nobili,
ricevono in eredità la fondiaria, intanto la ricevono secondo la propria parte e non più, perché poi la domanda che si pone, dice, vabbè, il primogenito prendeva il patrimonio, e quell'altri, siccome era una società governata dall'aristocrazia, accedevano a tutte le cariche pubbliche, senza bisogno di fare concorso o di dimostrare competenza. Quindi l'abolizione dei privilegi nobiliari, che dà vitalità al settore agricolo, perché? Perché consente l'accesso alla proprietà anche di chi avrebbe le possibilità economiche, ma in passato non aveva le possibilità giuridiche. Quindi l'accesso alla proprietà ne favorisce lo sviluppo. Le allivellazioni cosa sono? Sono un altro strumento introdotto dalle riforme leopoldine. Le allivellazioni cosa vuol dire? Vuol dire che soprattutto chi aveva grandi possedimenti fondiari e soprattutto gli istituti religiosi danno la possibilità, hanno l'obbligo di frazionare questi latifondi e di darlo in uso alle famiglie contadine che lo coltivano. Quindi non in uso gratuito, non ne vengono espropriati. Cosa dice la legge? Dice te devi frazionare la proprietà che non coltivi, la devi assegnare ai contadini, ai quali puoi chiedere un canone d'affitto, però loro la governano secondo loro scienza e conoscenza. Questo determina che cosa? Lo sviluppo dell'economia foderale. La Campagna toscana, per cosa è famosa nel mondo? Per i casali toscani, che sono il centro del potere, dove governa una famiglia, che è una famiglia patriarcale, una famiglia allargata, ma la famiglia coincide con l'azienda agricola ed è un'azienda autosufficiente. Ecco perché il potere toscano è un potere polivalente, dove c'è tutto. C'è il frutteto, c'è la vigna, c'è l'oliveta, c'è l'orto, c'è la porcilaia, c'è la stalla, c'è il pollaio, perché è un'unità polivalente che, se strutturata bene, può consentire alle famiglie di avere il proprio sostentamento e al tempo stesso può consentire di alimentare il mercato, perché questo è lo scopo delle riforme di Leopoldo, cioè uscire dall'autosostentamento. Quindi le allivellazioni, anche nella nostra zona ci saranno territori che lo stesso comune di Rosignano prenderà a livello. Si diffonde il cipresso, perché il cipresso è l'albero tipico della Campagna toscana, perché è asservito all'economia foderale. Ora, questo è l'esempio più bello del mondo di cipresso, no? Il viale di cipressi che a Bolgheri Alti e Schietti vanno a San Guido in Duplice Vilare, quelli del Carducci. Perché il cipresso si diffonde così? Perché serve a delimitare le proprietà foderali. È una pianta che si presta perché non dà frutti pendenti, serve molto come frangivento, non danneggia, perché il cipresso è utilizzato nei cimiteri, perché ha la radice a fittone, che quindi rispetta le sepolture, a differenza del pino, che noi vediamo nelle nostre zone i guai che fanno le radici del pino. Ma il pino non è una pianta da viali, è una pianta da bonifiche, come vedremo più avanti, perché ha le radici superficiali in estensione. Quindi, e poi perché il cipresso era particolarmente gradito ai contadini? Perché dava un rifugio certo agli uccellini. Gli uccelli andavano nel cipresso, dove stavano bene, ben riparati, e non andavano nei frutteti. Quindi era un elemento caratterizzante della Campagna toscana. Poi le bonifiche. La Toscana aveva ampie zone che erano paludose. Le più importanti erano la Maremma, con le propaggini fino ai nostri livelli, e soprattutto la Val di Chiana, che è una zona bassa di terre basse fra il lago Trasimeno e il bacino dell'Arno. Quindi si mettono in moto le bonifiche, in particolare Leopoldo, il territorio Leopoldo si occuperà di quelle della Maremma,
intorno a Castiglione della Pescaia. Si avvale di un altro istituto di ingegneria, come diremo oggi, l'istituto di Leonardo Ximenes, che è un altro prete, un altro gesuita, che viene nominato come ingegnere granducale. Il suo istituto è oggi diremo un istituto di ingegneria, e questo anticipa quello che saranno i governi post-rivoluzionari, che abbiamo visto da cosa saranno caratterizzate: dalla presenza nell'amministrazione delle competenze, degli esperti. Ecco, Ximenes è quello che comincia a organizzare la bonifica della Maremma, ed è quello che gli consentirà di realizzare uno splendido gioiello che farà parlare in tutta Europa: la strada statale dell'Abetone. La strada statale dell'Abetone. Cioè, cos'era? È una strada che valicava l'Appennino e si collegava con una strada analoga che aveva messo in cantiere il Duca di Modena. Quindi la strada dell'Abetone doveva collegare la città di Modena con quella di Pistoia, e quindi attraverso Pistoia anche Firenze. Perché è straordinaria questa strada? Perché strade statali, strade appenniniche, ce n'erano altre: c'era la Fusa, la Raticosa. Perché è una strada moderna, concepita per il transito delle carrozze, elimina tutti i guadi, ci sono i viadotti, due imponenti, quello sulla Lima e quello sul Sestaione, che ci sono ancora oggi, dove le pendenze sono concepite per l'uso delle carrozze, dove si fa uso ai tornanti. Cioè è una strada che è proiettata nel futuro, è una strada modernissima. Scipione De Ricci è un vescovo di Pistoia, che lo asseconda in quella che è un'altra sua grande riforma, cioè la riforma dell'istituto ecclesiastico. Perché? Perché si è diffusa in Europa il fenomeno del giansenismo. Il giansenismo, di cui sarà uno dei paladini il fratello imperatore dell'Austria, Giuseppe II. Il giansenismo non nega l'importanza della Chiesa, non è un movimento anticlericale. Al contrario, è un movimento che dà molta dignità alla Chiesa, però vuole sottrarla al controllo della struttura ecclesiastica. Cioè, dicono i giansenisti, la Chiesa ci serve perché diffonde i principi sani, perché la struttura è al servizio della popolazione, e lo era, e come? Se noi ci pensa all'importanza dei parroci, soprattutto nelle zone rurali, dove l'unica persona istruita era il parroco, quello che assisteva ai poveri, che assisteva ai malati, che insegnava a scrivere e a leggere ai bimbi più intelligenti, era il parroco. Quindi il parroco ci vuole, e ci vuole anche il vescovo, però devono essere controllati dallo Stato, non dalla Chiesa. Questo era il movimento giansenista, quello, e la Chiesa ovviamente lo avversa con tutta la propria forza. Perché? Perché questa rispondenza è anche in natura politica, perché si forma l'esigenza di una Chiesa nazionale svincolata dal controllo del papato. Lui ci prova, Scipione De Ricci lo asseconda, è il vescovo di Pistoia, viene organizzato un sinodo nella città di Pistoia. Però, come vedremo più avanti, questa è una riforma che fa molta fatica a avanzare. Perché? Perché l'influenza della Chiesa, soprattutto nei ceti contadini, era molto forte. Però lui ci prova attraverso la diffusione del giansenismo. Giuseppe II è l'imperatore dell'Austria ed è lui il campione della Chiesa giansenista, che lui cerca di ostacolare l'influenza pontificia attraverso una serie di editti che lui fa, che faranno scuola, tipo quello della regolata devozione e quello della patente di libertà. Cioè lui dice che chi ha la fede religiosa ha il diritto di professarla anche se non è la cattolica. Questo rivaluta la presenza, ad esempio, degli ebrei. Ma quello che fa più effetto è la proibizione
delle devozioni plateali, delle devozioni dei santi, dei miracoli, delle reliquie, di cui questo lo vedremo più avanti parlando delle altre esperienze granducali, che sono un mezzo, dice Giuseppe II, della Chiesa per assoggettare psicologicamente le persone meno acculturate. Giuseppe II. Poi un'altra grande riforma è l'abolizione delle forze armate. Cioè la Toscana, dice Pietro Leopoldo, che è un pacifista, lo saranno anche il suo figlio e il suo nipote, che è un pacifista, dice, che senso ha per la Toscana tenere in piedi un esercito che costa una barca di soldi e sarà sempre un esercito limitato? Non serve. Quindi si abolisce le forze armate, tanto la Toscana non ha nemici, non ha ambizioni territoriali. Quindi si aboliscono le forze armate e al suo posto si potenzia la polizia, perché l'obiezione è che vabbè, le forze armate non servono più, però c'è il problema dell'ordine pubblico. I medici ne avevano ben chiaro questo problema, tant'è vero che in tutte le città più importanti, a cominciare da Firenze, avevano costruito una bella fortezza in mezzo alla città, anche a Livorno costruiscono una fortezza nuova, a Siena, a Grosseto. Perché? Perché se c'è bisogno ci si ripara, ma ci si ripara non da nemici esterni, ma da nemici interni. Quindi questa tradizione oggi non ha più senso, si abolisce le forze armate. Questo crea del malcontento, perché? Perché coloro che ne facevano parte si trovano disoccupati, ma non c'è problema. Il Granduca gli dice, chi vuole far parte della polizia entrerà a far parte della polizia, perché è la polizia che deve garantire l'ordine pubblico, non le forze armate. Le forze armate fanno un altro mestiere. Quindi quelli che vengono congedati, quelli che non vogliono, vengono mandati in pensione, gli viene garantita una pensione. Quelli che vogliono entrano a far parte degli organi di polizia, che lui organizza e li struttura. Quindi ogni paese di una certa importanza e nelle città più grandi, ogni quartiere, viene istituito un presidio di polizia che corrisponde agli attuali commissariati. Quindi ogni quartiere avrà il suo presidio di polizia, avrà anche il suo medico condotto, avrà anche la sua allevatrice condotta. Quindi si struttura il territorio in modo moderno, razionale. Quindi la polizia viene potenziata attraverso questa organizzazione. Poi nelle grandi città viene creata una struttura di coordinamento di questi commissariati, che Pietro Leopoldo chiama il buon governo e che ha le funzioni che oggi ha la questura. Quindi si riorganizza le forze armate e gli armamenti, i cannoni, i fucili che avanzano, Pietro Leopoldo dà ordine che vengono fusi e ci vengono realizzati aratri, zappe e vanghe. Quante volte abbiamo sentito noi dire bisogna riempire i granai e svuotare gli arsenali e non l'ha mai fatto nessuno. Pietro Leopoldo l'ha fatto. È stato il primo che l'ha fatto. È vero che se possiamo dire, io ci metto una nota a margine, che lui poteva sempre disporre del supporto di una grande potenza continentale. Cioè se lui aveva qualche problema di natura militare, chiamava aiuto a mamma, che era l'imperatrice dell'Austria. Comunque sono riforme coraggiose, ma non sarà il meglio che lui farà. Abolisce anche l'istituzione dei cavalieri di Santo Stefano, che abbiamo visto era praticamente la marina da guerra granducale, che non batteva la bandiera del granducato, perché il granducato era neutrale, però era una marina da guerra. Lui ne sopprime la parte militare, rimane come ordine cavalleresco, credo che esista ancora, è ancora attivo, l'ordine dei cavalieri di Santo Stefano. Ma la sua riforma più importante che l'ha fatto veramente passare alla storia è la riforma criminale toscana, perché abbiamo detto che Pietro Leopoldo è stato educato ai testi dell'illuminismo. Però quello che lui ha avuto particolarmente attenzione è stato nella lettura di Cesare Beccaria,
del suo fondamentale trattato dei delitti e delle pene, che Cesare Beccaria era venuto a pubblicare a Livorno. Perché? Perché Livorno era una città libera, a Livorno la censura non c'era, il Sant'Ufficio non c'era, non c'era l'Inquisizione. Quindi Livorno viene visto dagli editori come posto, il centro, la città dove si potevano pubblicare i testi dell'Illuminismo, compreso l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert. Questa ce l'ho messa perché l'ho trovata, è la lapide che era sulla tipografia di Marco Coltellini, che è l'editore che pubblicava i testi dell'Illuminismo, compreso quello di Cesare Beccaria. La tipografia Coltellini si trovava in Via della Banca, di fronte al Palazzo della Questura, dove c'era questa lapide che ora non c'è più. Quindi l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, che era il compendio del sapere dell'epoca, di cui le prime due edizioni sono state stampate appunto a Livorno. Perché è importante questo lavoro di Cesare Beccaria? Perché lui condanna la tortura e la pena di morte, ma non lo condanna per motivi etici o morali, no? Perché gli illuministi non erano sentimentali, erano razionali. Perché lui dice è giuridicamente sbagliato. Lo scopo del processo penale qual è? È l'accertamento della verità. Ma in passato l'unico modo ritenuto valido per l'accertamento della verità era la confessione del colpevole. Quando il colpevole aveva confessato, era accertata la verità. E se non la voleva confessare la verità, perché difficilmente il colpevole la vuole confessare, lo si torturava e gli veniva estorta la confessione attraverso l'esercizio della tortura. Cesare Beccaria dice: questo non è un modo di accertare la verità, perché la tortura si basa sul produrre il dolore, ma il dolore ha una soglia che è diversa da persona a persona, per cui i reati, i rei che subiscono la tortura non sono messi tutti nelle stesse condizioni, come impone la legge, perché chi ha la soglia più elevata è portato a resistere e magari non confessa un reato che ha commesso. Viceversa, può verificarsi il caso di chi ha una soglia bassa e confessa anche un reato che in realtà non ha commesso. Quindi è sbagliato come modo di accertamento della verità. Il modo giusto è fare l'indagine. Quindi, in pratica, getta le basi del processo moderno, dove l'acquisizione della verità si deve raggiungere attraverso le indagini, le testimonianze, e il reo ha diritto a una difesa che sia competente. Quindi nasce con Pietro Leopoldo il processo moderno. Anche la pena di morte è uno sbaglio, perché chi commette un gravissimo reato commette un reato contro la società, contro lo Stato, contro il territorio e quindi è un debitore nei confronti dello Stato. Ma se viene giustiziato non gli viene dato modo di pagarlo questo debito, mentre invece lui lo deve pagare. E qual è il modo? Non certamente giustiziarlo, è quello di farlo lavorare a beneficio della collettività. Quindi la pena di morte si sostituisce con la pena ai lavori forzati. Soprattutto i lavori più disagevoli, di cui c'è grande bisogno. Per esempio la bonifica delle paludi, l'escavo dei fossi, la costruzione delle strade. Quindi è sbagliata la pena di morte, ma non per motivi umanitari, per motivi giuridici. Ecco, il 30 novembre del 1785 viene prolungato questo editto che passerà alla storia come la riforma penale di Pietro Leopoldo. Tutti gli anni, in quella data, la Toscana festeggia se stessa. Si va a lavorare, si va a scuola, non è un giorno di festa comandata, però si fanno iniziative, si ricordano questa straordinaria intuizione di Pietro Leopoldo. E Livorno? Pietro Leopoldo si occupa di Livorno. Ora, siccome questa lezione si inserisce nel ciclo delle storie livornesi,
Livorno ha un problema che Pietro Leopoldo individua. È prigioniera delle sue formidabili mura, delle sue formidabili fortificazioni. A Livorno c'è una cortina di mura, che è questo, un fosso molto ampio e una cortina di bastioni, che è questo esterno, che garantiscono una protezione formidabile, di cui tra l'altro la città non ha mai avuto bisogno, perché non è stata mai attaccata fino ad ora. Però questo fatto impedisce alla città di espandersi, perché la città è una città prospera, dove l'economia funziona molto bene, il porto dà lavoro, attira persone da tutte le parti d'Europa e non c'è la possibilità di espandersi, per cui tutti gli spazi disponibili vengono occupati e di questo si occupa Carlo Ginori, che è un signore della zona di Cecina. I Ginori, che erano proprietari dei terreni di Cecina, nella zona paludosa di Cecina Mare. Ecco, Carlo Ginori è anche quello che ha fondato la manifattura Ginori di Doccia, che oggi è la Richard Ginori. Lui è il governatore per incarico di Pietro Leopoldo di Livorno, che evidenzia questo difetto. Cioè, Livorno, qui vediamo Carlo Ginori, ho trovato in immagine un medaglione di porcellana, perché era la sua competenza specifica. Livorno è chiusa dalle sue mura e non c'è possibilità di espansione. Questi sono i lazaretti che lui farà conoscere, farà costruire, di cui abbiamo parlato. Ecco, questa è una foto dell'Ottocento dove si evidenzia che la città occupa tutti gli spazi disponibili, cresce in altezza, quindi è una città dove l'aria circola poco e quindi le condizioni di vita, se c'è poca aerazione, non sono salubri. Perché ricordiamo che nell'Ottocento e nel Settecento non c'erano le condizioni di igiene che ci sono oggi. Poi Livorno aveva un problema, aveva i fossi, che erano delle vere e proprie discariche. Quindi c'è il bisogno di espandere la città. Carlo Ginori propone al Granduca di allargare la città in un modo nuovo, cioè creare una città satellite all'esterno delle mura. Una città satellite vuol dire una città che ha la sua funzionalità, le sue strutture, quindi le strade, le piazze, le chiese, i palazzi. Una città che sia pronta ad accogliere, espandendosi ulteriormente in un secondo tempo, almeno 20.000 abitanti. Carlo Ginori incarica gli architetti granducali di studiare una soluzione, la soluzione di Levante e la soluzione di Ponente. Ecco, cosa vuol dire? Questo va chiarito, questo aspetto, perché si pone a equivoci. La soluzione di Levante, allora, per la città, Levante era il sud, Ponente era il nord, ma non è così. Perché il Levante è l'est. Questo noi abbiamo, questo toponimo, ce l'abbiamo ancora oggi. Il parco di Levante prende il nome dal toponimo precedente, cioè la via di Levante, che è a sud della città. Perché si chiama Levante e non Mezzogiorno? Perché è la direzione che le navi che escono dal porto devono prendere per andare a Levante. La nave che esce dal porto per andare a Levante, cioè in Grecia, gira verso sud. Quindi quella è la direzione di Levante, mentre la direzione di Ponente è quella contraria, verso nord. Quindi la nave che esce dal porto e deve andare a Genova, vira verso Ponente. È chiaro il discorso. Questo è presente anche in altre zone della Toscana. Per esempio, a Viareggio c'è la pineta di Ponente, che è questa, e la pineta di Levante, che è questa, che sono rispettivamente a nord e a sud. Quindi Pietro Leopoldo dà ai suoi architetti l'incarico di progettare due soluzioni, quella di Levante, che è a sud, e quella di Ponente. Viene scelta la prima, perché? Perché quella di Ponente è l'attuale Calambrone, è una zona paludosa. È ancora da bonificare, è tutta la zona che va verso Pisa, cioè l'ex porto pisano.
che è stato bonificato, ma è ancora paludoso. Quindi si cerca la soluzione di Levante. Viene progettata una città satellite nella zona che oggi è Saiacopo, quella dove sono stati realizzati i lazzaretti. È una delle opere che è rimasta incompiute di Pietro Leopoldo, perché Pietro Leopoldo va a surge alla carica imperiale. Nel 1790 muore Giuseppe II, che non ha figli, quindi Pietro Leopoldo di Toscana è l'erede al trono, il quale continuerà la dinastia, perché lui ci ha pensato bene. E i propri figli li ha chiamati Francesco e Ferdinando, il primogenito Francesco e il secondogenito Ferdinando. Sono entrambi i nomi della dinastia Medicea. Quindi o l'uno o l'altro diventerà granduca e continuerà la dinastia Medicea. Però, siccome lui diventa granduca, diventa imperatore, il primogenito Francesco sarà destinato a diventare imperatore e lo diventerà. Il secondogenito Ferdinando sarà destinato a diventare granduca e lo diventerà. Una cosa altra importante da dire, che Pietro Leopoldo, a conferma del suo grande valore e della sua grande lungimiranza, aveva cominciato anche a chiedere ai suoi collaboratori la redazione di una carta costituzionale. La carta costituzionale che ancora non c'era stata. Ci sarà, la prima sarà quella, la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. Ebbene, Pietro Leopoldo aveva cominciato a chiedere la redazione di una carta costituzionale che avrebbe concesso al Granducato. Non fece in tempo, come non fece in tempo a realizzare il progetto della città satellite di Livorno, perché è chiamata la dignità imperiale. Quindi sale a Vienna, dove diventa imperatore del Sacro Romano Impero, ma camperà solo per 2 anni. Saranno 2 anni tormentati, perché? Intanto perché è preoccupato delle cose che stanno succedendo in Francia, perché nel 90 è in pieno svolgimento la Rivoluzione Francese e lui è occupato soprattutto per la sorella, Maria Antonietta, che è la sorella sua e quindi che è prigioniera del governo rivoluzionario. Poi si trova a contrabattere lo strapotere dell'aristocrazia viennese che è stata messa in un angolo dal fratello Giuseppe. Però ora sta riprendendo, approfitta, sta riprendendo vigore, quindi si trova a contrastare una specie di restaurazione di quelle belle riforme che aveva fatto il fratello. Quindi non è un biennio facile. Lui conta di insediarsi, di avere uno spazio proprio, ma ripeto, muore di ictus e gli succederà il figlio Francesco. Viene sepolto nella cripta dei Cappuccini, perché tutti gli Asburgo sono sepolti nella Kapuzinenkirche a Vienna, che è un deposito di sarcofagi. Io l'ho visitata più volte, ecco, pensando a come sono sistemati le salme dei Medici e come sono sistemate le salme degli Asburgo, che è una dinastia imperiale, non c'è paragone. Ecco, questa è la tomba di Pietro Leopoldo, che per motivi che io non ho capito e ignoro è molto minimale, è molto semplice. In contrasto invece con la tomba dei genitori, Francesco Stefano e Maria Teresa, che è enorme, immensa. Diciamo che tutte queste sepolture sono tutte esterne, non sono interrate. Sono tutti sarcofagi di bronzo o di piombo. Quello dei genitori è immenso, c'è una sala destinata solo a loro, è un sarcofago a 2 piazze perché sono sepolti entrambi in quella posizione. E io non ho capito perché al Pietro Leopoldo è stata riservata una tomba così minimale, quando invece è un grandissimo personaggio. L'abbiamo visto, ha fatto riforme coraggiose, innovative, e poi tutto senza spargere una goccia di sangue. E questo non è da poco. Gli succede Ferdinando III, che è figliolo. Anche lui è abbastanza giovane, gli troveranno una moglie sempre a Napoli, perché Napoli è il serbatoio delle mogli dei granduchi fiorentini.
Sarà anche lui un ottimo sovrano, lo vedremo la prossima volta. Molto illuminato, anche lui pacifico, che si troverà tra l'altro a gestire il periodo napoleonico, cioè se la dovrà vedere con Napoleone, mica da poco, ma lo farà con grande dignità e con grande efficacia. Quindi Pietro Ferdinando III, che continua quindi la nomenclatura successoria dei Medici, perché il precedente Ferdinando II era un Medici, era il padre di Cosimo III, quindi continua la nomenclatura medicea. Quindi Ferdinando III è un altro personaggio molto interessante che vedremo la prossima volta. Per il momento abbiamo concluso. Se ci sono delle domande, fatemele pure. Io sono disponibile, se so la risposta, a darvela. Se non la so, vi dico che non lo so.